Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Do il buongiorno e il benvenuto al nostro ospite di questa prima parte della trasmissione, che è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Davide Ermini. Benvenuto, Buongiorno, buongiorno. Eccoci. buongiorno, buongiorno. In collegamento a dare così una mano nell'intervista che potremmo fare parlando di tante cose, perché come sapete la giustizia è un tema caldissimo, c'è Tommaso Labate collegato con Skype. Buongiorno Tommaso. Buongiorno Alessandra e buongiorno al vicepresidente Ermini. Buongiorno Allora, Labate, buongiorno. Labate che ben noto, era però un bel po' che non lo vedevamo qui a Omnibus, quindi è un bentornato, come sapete, giornalista, firma del Corriere della Sera e anche conduttore radiofonico. Allora, molte cose da dire, un po' riavvolgendo il nastro, come si dice con formula stereotipata, però esattamente un anno fa. Scoppiava il caso Palamara con le intercettazioni che hanno messo in luce una grande commistione fra politica e magistratura nelle sue correnti in una gestione sotto forma di gioco di potere delle nomine per il Consiglio Superiore della Magistratura. Lo ricorderete, parlò Mattarella, si dimisero, mi sembra, 5, Cinque giusto? più un 5 procuratore. consiglieri, membri del CSM. Si parlò di una riforma del CSM, anche allora il ministro Bonafede, poi è passato un anno, quasi esattamente un anno, perché era maggio dell'anno scorso, e proprio questo periodo si è chiusa l'indagine su Palamara, che nel frattempo era stato oggetto dell'intercettazione attraverso questo strumento, il Trojan, come sapete, un dispositivo che funziona anche a telefoni spenti, che capta qualunque cosa. Non apriamo la discussione sull'uso anche per questo tipo di reati di questo strumento perché ci porterebbe lontano, ma insomma Palamara chiuse le indagini, escono altre intercettazioni riferite allo stesso periodo ma che non erano uscite. Queste intercettazioni rivelano altre, diciamo così, operazioni, conversazioni molto discutibili, una di queste ad alto contenuto politico. Perché due magistrati parlando fra loro dicono che Salvini ha ragione sul caso Diciotti, ma che tutto sommato, ma che però bisogna fermarlo, va bloccato e quindi anche se ha ragione così, naturalmente Salvini chiede l'intervento di Mattarella, si riparla di uno scioglimento del CSM, alla fine lo ricorderete perché è questione di pochi giorni fa una dichiarazione, una nota del Quirinale. In cui Mattarella diceva io non posso sciogliere il CSM perché comunque è stato rinnovato, è in grado di funzionare e soprattutto non ci sarebbero, si fermerebbero anche i procedimenti disciplinari che ci sono. Questo è il quadro. Ancora si è parlato di una riforma del CSM, questa riforma del CSM sotto forma di decreto doveva esserci in questi giorni, fra ieri e oggi. Questo Consiglio dei Ministri oggi ne è convocato uno. Non farà la riforma del CSM. Io partirei da qui, mi chiedo scusa per il lungo preambolo, ma credo che Sì, servisse, lei spero di averlo fatto in modo ha fatto corretto. molto bene ed è molto corretto. Io voglio proprio sottolineare questo. Praticamente l'indagine che si è sviluppata a Perugia è stata messa a conoscenza dell'opinione pubblica in modo, diciamo, inverso. Prima sono uscite le ultime intercettazioni, che sono quelle col captatore informatico, poi, che sono avvenute all'incirca tutte nel mese di maggio del 2019, che sono la parte conclusiva dell'indagine. Poi sono uscite le intercettazioni telefoniche, che sono quelle dal marzo ad aprile, sempre del 2019 e anche durante il mese di maggio. Poi sono uscite decine, vorrei dire forse probabilmente decine di migliaia di messaggi, SMS, WhatsApp, Facebook, che risalgono addirittura al 2017, fino ai giorni della chiusura del sequestro del telefonino del dottor Palamara, quindi al 30 di maggio del 2019. Quindi dobbiamo riavvolgere il nastro, come ha detto giustamente lei, mettendo in ordine, cioè ci sono le chat dal 2017 fino al 2019, poi c'è la fase conclusiva del Trojan. E se uno ha la pazienza o la voglia di leggersele tutte, vedrà che ricostruisce tutto il percorso. Oggi sembra che queste chat siano chat di ieri, in realtà sono chat che sono precedenti al Trojan. La cosa che voglio segnalare io è che queste chat, secondo la Procura di Perugia, non hanno rilievo penale, ma sono state trasmesse sia alla Procura Generale e al Ministero per eventuali azioni disciplinari.
e al Consiglio Superiore per eventuali azioni amministrative, perché noi possiamo eventualmente utilizzare queste chat qualora ricorressero gli elementi per poter eventualmente trasferire qualche magistrato per incompatibilità ambientale queste o funzionale. Sono tutte opportune precisazioni, certo, che però non tolgono, sgombriamo il campo dalla rilevanza penale, anche esatto, se c'è un'inchiesta. Tenga conto, anche me lo di faccia dire, che dentro a queste chat ce ne sono decine, migliaia che sono ininfluenti, che sono irrilevanti, che riguardano dati personali, che non riguardano proprio che minimamente. Sono state anche pubblicate, alcune hanno riguardato anche i giornalisti, tutto questo lo sappiamo, però vado da Tommaso Labate, prego, e poi prego, naturalmente, che penso avrà anche domande per lei, però queste chat hanno rivelato, come dire, hanno prodotto sconcerto, questa è la parola che ha utilizzato il capo dello Stato Mattarella, perché erano cene nelle quali venivano decise le nomine, una in particolare naturalmente ha destato molta attenzione, giusto Tommaso, perché partecipavano Lotti, perché partecipava Cosimo Ferri, perché ha partecipato anche lei, è una di queste. No, assolutamente no. Assolutamente no. Quella di festeggio. Assolutamente c'è una cena no. Che me l'ha debitata a lei. Assolutamente no. Io sono stato ad una cena prima di essere eletto vicepresidente, quindi fuori da tutte le nomine, dove mi fu comunicato che sia Unicost e MI, ma non tutta, cioè magistratura indipendente, mi avrebbero votato. Questo 2 giorni prima della mia elezione. Poi io non ho mai partecipato a incontri di quel tipo, assolutamente. Guardi, proprio... Anzi, ero l'oggetto di quelle conversazioni in cui mi si criticava per il mio comportamento nel disciplinare, per il mio comportamento perché non chiudevo il cerchio dando il mio voto e non votavo mai, e in più alla fine i due, Ferri e Palamara, fra sé parlando dicono abbiamo fatto una bella cazzata a mettercelo. Questa è la verità. Non tanto istituzionale, però possiamo dire che è stato scelto anche lei dalle correnti. Ma io sono stato scelto dalle correnti, lei mi deve dire se fosse stato un altro, se non l'avessero scelto le correnti. Cioè, le correnti sono... Sì, effettivamente a leggere tutte le intercettazioni si potrebbe spezzare più di una lancia a favore del vicepresidente Ermini, nel senso che se non fosse direttamente il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura in questo momento, potrebbe, fra virgolette, quasi essere felice di tutto quello che è uscito, perché non ne ha lambito l'imparzialità neanche di mezzo millimetro, altrimenti non sarebbe il posto in cui sta. Faccio 2 considerazioni di carattere generale e chiudo con una domanda al vicepresidente Ermini. La prima, l'elemento di novità, non prendiamoci in giro, è la tecnologia. Abbiamo ricordato qualche giorno fa la morte del giudice Falcone e della moglie Francesca Morvillo, e ricordiamo come fu oggetto di grandissime trattative quando venne allontanato dalla superprocura, dalla procura di Palermo, salvo poi trovare riparo al Ministero della Giustizia. Immagino se ci fossero stati i Trojan nei telefonini all'epoca, come si sarebbe giustificato il fatto che a Giovanni Falcone era stato preferito, per esempio, un giudice che si chiamava Antonino Meli, che era più grande di lui, non aveva alcun tipo di esperienza con la mafia, eppure gli era stato preferito. Non oso immaginare che cosa avremmo trovato nei Trojan se ci fossero stati i telefonini all'epoca. Considerazione numero 2. Qualcuno potrebbe pensare che l'onorabilità dell'intera magistratura sia stata lesa dal racconto delle intercettazioni. In realtà non è così, emerge un malcostume nell'individuazione delle candidature al CSM, che però è direttamente connesso alla legge, cioè ai meccanismi di elezione al CSM. Fatto questa dovuta premessa, che dobbiamo anche al vicepresidente Ermini, la domanda che gli voglio fare è: pur non essendo mai stato lambito da schizzi di fango sui suoi comportamenti, la cosa che gli volevo chiedere è: c'è stato mai un momento nel corso degli ultimi 365 giorni in cui lei, Ermini, ha proprio pensato, dice, vabbè, basta, mi dimetto, così interrompo il mandato di questo CSM e agevolo il ricambio magari sulla base di una legge nuova? Anche per un secondo, lei, pur non c'entrando niente, questo le intercettazioni finora glielo riconoscono in piedi, c'è stato un secondo in cui ha detto basta, io volto pagina e agevolo il ricambio di questo CSM?
Vede, l'abate, io sono entrato al Consiglio Superiore in modo abbastanza strano, non erano i miei programmi entrare al Consiglio Superiore. Io fui chiamato proprio l'ultimo giorno dal gruppo del PD per essere uno degli otto, gli altri erano nominati dal centrodestra e dai 5 Stelle, per essere uno degli otto laici del Consiglio Superiore. L'ho fatto molto volentieri, poi anche lì in modo abbastanza rocambolesco, fino all'ultimo giorno erano in lizza diverse candidature, poi come si dice fra i due litiganti il terzo gode, mi sono ritrovato anche a fare il vicepresidente. Io le devo dire che se mi chiede se ho provato molta amarezza e se sono stato molto male anche sotto l'aspetto umano, le dico di sì. Però io ho cominciato a fare politica da ragazzino e l'ho fatta sempre diciamo, a livello territoriale, paesano, però con un grande spirito, che è quello di dire che tutti noi abbiamo la forza con il nostro piccolo comportamento di riuscire a cambiare il mondo. Allora io finché sto lì voglio cambiare questo mondo. Che dove sono entrato e che non mi piaceva fin dall'inizio e per questo ho tenuto un comportamento che tutti avete visto, non mi piaceva, ci sono ancora tante cose che non mi piacciono, vanno cambiate perché noi passiamo, io fra un po' di tempo tornerò a fare l'avvocato perché non sono un magistrato, ma voglio per quanto posso io lasciare un segno, cambiare. Perché guardi, lei ha detto una cosa ma il cambiamento molto più giusta. Forte non poteva essere proprio questo, rinnovare, cioè con le sue dimissioni e anche naturalmente con le mie dimissioni, cosa voleva dire? Tornare indietro? Cioè rifare... Non necessariamente. Sì, perché se io me ne fossi andato, si sarebbero tolti di mezzo un vicepresidente scomodo, avrebbero rifatto le elezioni con lo stesso sistema e tutto sarebbe tornato come prima. E questa cosa non va bene. Allora io quando dico al ministro vai avanti con la riforma, falla perché è necessario, falla anche più forte di quella che ho letto sui giornali perché ancora di bozze ufficiali non ne ho viste, falla dura. Perché guardate, è successo... Dura cosa vuol dire? Adesso glielo spiego, c'è stata una cosa che a me mi crea profonda delusione. Nella riforma che fu fatta, prima iniziata dal governo Berlusconi, poi finita dal governo Prodi 2006-2008, fu tolto il criterio dell'anzianità per passare al criterio della meritocrazia. Questo sistema della meritocrazia è un sistema molto difficile perché te lo devi meritare. Purtroppo cos'è successo? Che il sistema della meritocrazia è stato utilizzato in realtà non per mettere spesso i più bravi, qualche volta sono stati anche messi i più bravi, siamo onesti, ma tante volte sono stati messi quelli che piacevano di più, che erano più amici o che appartenevano di più alle correnti. Per questo tornare indietro, fissare dei paletti fissi, è una delusione, è una sconfitta per la magistratura. Ed è una sconfitta, ecco perché dico c'è amarezza. E allora io dico dobbiamo fare una riforma che certamente ridia delle regole fisse, ma ridia delle regole fisse non soltanto attraverso una norma, ma anche attraverso dei passaggi fondamentali. Lo vogliamo interrompere questo rapporto malato che c'è fra l'ANM o le correnti dell'ANM e il CSM? Io l'ho detto il primo giorno e guardi... E come si interrompe? Si interrompe evitando che i consiglieri superiori della magistratura togati siano in stretto contatto con l'ANM, con le correnti. Le correnti devono smettere... L'ANM è il sindacato. Le correnti devono smettere di cercare di influenzare anche nelle scelte i consiglieri e i consiglieri devono sentirsi totalmente liberi dalle correnti. Guardi, c'è un'intervista che io rilasciai avrei pensato di finire al Consiglio Superiore, rilasciai a Panorama e Davide Allegrante l'anno scorso sul Foglio la riportò, dove io dicevo nel 2015 dobbiamo interrompere il rapporto fra ANM e CSM ed è le cose che si sono viste sotto gli però, occhi scusi, di tutti. Però scusi, l'ANM che tra l'altro in seguito a questa seconda ondata di polemiche di intercettazioni anche ha azzerato anche i suoi vertici, certo, e anche l'ANM, certo. Perché? Proprio perché in realtà... Tommaso Labate diceva un po' andava sulla teoria delle mele marce, ma insomma sono tante mele, voglio usare la parola marce, ma comunque è un fenomeno molto esteso questo, molto molto esteso, non si tratta, certo, solo di poche persone, forse non si tratta nemmeno del solo Palamara, no, e poi parleremo di Palamara, certo. Anche di Palamara. Però l'ANM chiede di eliminare i laici dal CSM. Allora, guardi, questa è una cosa un po' strana, perché il nostro sistema costituzionale è basato tutto su degli equilibri delicatissimi.
il Parlamento che dà la fiducia al governo, il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi, la Corte Costituzionale che decide se una norma del Parlamento è legittima sotto l'aspetto costituzionale o meno. Ci sono tutti gli organi costituzionali, e ci metto anche l'organo di rilevanza costituzionale, che è il CSM, che fa parte di questi equilibri. Una parte di questi equilibri sono il Parlamento, che entra dentro l'autogoverno, perché deve esercitare quello che è il ruolo del Parlamento, cioè i rappresentanti del popolo, popolari, eletti del popolo, che sta dentro a questo sistema. Quando io sento dire togliamo la politica dal CSM, io dico ma forse abbiamo sbagliato, togliamo la politica partitica dal CSM, cioè togliamo, ma il Parlamento ci deve stare dentro il CSM. Guardi, questa è una cosa, credo sia fondamentale per l'assetto istituzionale, perché non è corretto che fra poteri dello Stato non ci sia un equilibrio e un controllo reciproco. Quindi questa roba di togliere i laici dal CSM non sta né in cielo né in terra. Peraltro andrebbe fatta una riforma costituzionale che dovrebbe cambiare in modo radicale la struttura del Consiglio Superiore. Però le voglio dire un'altra cosa. Riforma costituzionale su che cosa dovrebbe per togliere i laici? Lei faccia un ragionamento. L'anno scorso si sono dimessi 5 consiglieri, ma c'è stato un laico che è stato coinvolto? No, anzi voglio dire che i laici sono quelli che alla fine, nonostante tutto quello che è, sono quelli che l'hanno retto questo CSM. Beh, però Cosimo Ferri è stato al CSM, sì, anche, no? Sì, è ho capito, sto parlando di questo CSM, io non giudico i precedenti, capito, anche Palamara. Stiamo parlando di sistema, il sistema, io le dico, se noi mandiamo... Uno dei protagonisti era un membro laico del CSM. Anche qui, te puoi mettere tutti i sistemi che vuoi, poi dipende da che persone ci mandi. Questa è la verità. Tommaso. Sì, della ricognizione del vicepresidente Ermini mi ha colpito un passaggio. Cioè, del fatto, lui ha detto, io non ho mai pensato a dimettermi perché avrei lasciato tutto in quelle mani e senza riforma avrebbero eletto magari, come dire, avrebbero rifatto quello che volevano senza gli scomodi. Io volevo chiedere, lei, Ermini, è stata eletta al CSM nel 2018, se non sbaglio, ma lei, entrando là dentro, aveva già, come dire, subodorato l'aria che si respirava anche prima di vedersela, come dire, sui giornali dopo l'inchiesta di Perugia? Cioè, entrando là dentro, aveva capito che c'era un qualcosa che non andava per il verso giusto? Scusi, aggiungo una postilla alla domanda, va nella stessa direzione. E conoscendo Luca Palamara e anche la sua rete di conoscenze, aveva poi, allora, c'è una chat... C'è un messaggio in cui Luca Palamara chiede il mio numero di telefono a Donatella Ferranti, che era la mia presidente di commissione, che è un magistrato, il 20 luglio del 2018. Quindi io fino al 20 luglio del 2018 Palamara l'avevo incontrato una volta a 1 mattina per un dibattito. No, sulla... Quindi sapere... io non potevo saperlo, non lo sapevo. Non solo, ma la mia elezione mi fu inquadrata, e lì mi esaltai da un punto di vista, diciamo, politico, perché alla mia lezione mi fu indicata, alla fine, io non sapevo che poi c'era una parte di Unicost che preferiva un altro candidato, che c'era Forza Italia e MI che stavano lavorando sul professor Lanzi, cioè è ovvio che ognuno poi dirà che area lavorava su Benedetti, il professore, tutte persone degnissime, tutte amiche mie adesso, che però giustamente ognuno faceva il proprio, io non lo sapevo. A me fu detto, guarda, la mossa è una mossa alla Rognoni, perché voi vi ricordate che Rognoni fu eletto quando c'era il governo Berlusconi, e per evitare che il candidato dell'allora centrodestra vincesse al CSM fu scelto Virginio Rognoni, che non era quello filo governativo. Perché c'era il governo giallo-verde quando lei... Quindi è io stato... entrai con il governo giallo-verde, con Conte alla presidenza del Consiglio, Alfonso Bonafede al Ministero della Giustizia, e fu detto dobbiamo riequilibrare, e quindi il fatto che ci vada uno dell'opposizione è un elemento di equilibrio del sistema. E io questo, con grande orgoglio, sinceramente, andare a fare vicepresidente è una bellissima cosa, per un avvocato ho sempre detto è come andare a giocare in nazionale, per cui l'ho fatto molto volentieri. Dopodiché, e come l'ho detto nell'intervista a Giovanni Bianconi, mi accorgo che c'è questo tentativo, siccome io ho vinto per risicato, ho vinto col 50% dei voti, fino alla mattina stessa non sapevo neanche se li avrei avuti tutti quei voti, quindi io dovevo essere quello determinante per avere alcune scelte, cioè formare una maggioranza fissa
Io, appena entrato, la prima cosa che ho fatto, ho parlato col Presidente della Repubblica, che mi ha dato le deleghe, e il Presidente della Repubblica mi ha detto: queste sono le deleghe che io ti do e tu devi eseguire naturalmente il rispetto delle deleghe, devi essere quello che parla insieme a me. Io ho sempre fatto così, non ho mai votato, ho votato una volta per i magistrati segretari, ma era un fatto istituzionale. Non ho mai votato, non sono mai stato determinante in nessuna votazione, e questo ha fatto arrabbiare qualcuno che forse da me aveva delle attese diverse. Però io da quel momento, ecco perché io dico ci si toglie la casacca quando si entra, poi di me possono dire quello che gli pare, che vengo dal PD, che sono stato responsabile di giustizia, certo, io non rinnego nulla della mia storia, però io vi dico da quando sono entrato lì dentro mi dovete trovare una delibera, un punto dove io non sono stato imparziale, e anzi le dirò che anche coloro che non mi avevano votato, dal collega Benedetti a Davigo, alle stesse quelli di Area, l'anno scorso in pleno hanno riconosciuto questo, e per me è stata la soddisfazione più Davigo grossa. Che non l'aveva votata, che non aveva votato, aveva avuto però dei contatti. Le voglio chiedere una cosa: perché non è stata fatta un'azione disciplinare avviata nei confronti di Nino Di Matteo dopo le sue accuse al ministro Bonafede di essere stato, come dire... Perché non lo deve chiedere al CSM, questo è un errore. Perché non si deve chiedere al CSM? Perché non è il CSM che inizia l'azione disciplinare, questo su tutti i giornali io lo leggo. Ma non è così. Chi la inizia l'azione disciplinare? La può iniziare il Ministero o il Procuratore Generale. Il CSM fa da giudice, non fa da titolare dell'azione disciplinare. Io leggo sui giornali, anche vostri colleghi, che titolano: ma il CSM non procede, ma che non può procedere. E ma allora lei non trova curioso che non sia stata avviata da parte del Ministero? Io non trovo curioso perché non è una prerogativa mia. Io, siccome sono uno che l'istituzione le rispetta, io bocca nel compito degli altri non ce lo metto. E quindi io non ho nessuna ragione di dire per un fatto di 2 anni fa... No, perché è curioso, siccome è stato uno scontro istituzionale così forte, perché un membro del Consiglio Superiore della Magistratura che attacca un ministro che ha dato una risposta, come dire, parziale anche poi alla ragione per cui ma non entriamo nel merito, però in se stesso l'attacco forse richiedeva un qualcosa di formale. Ma io domani, scusi, se ipoteticamente, sì, se domani si aprisse... Cioè doveva essere Bonafede, dice lei, al Ministero. Bonafede o la Procura Generale. Cioè, io domani dovrei essere il giudice se fossi chiamato da chi inizia la procedura disciplinare. Quindi figuriamoci se io metto bocca a questa roba. Io domani dovrei essere un giudicante. E quindi il CSM non ha titolo. Il CSM, questo lo chiedo... Ma lei è rimasto sorpreso che non sia... La giro così la domanda Io non faccio commenti perché non spetta a me commentare. Non è sorpreso né non sorpreso. Io dico soltanto, il CSM può agire per i trasferimenti. Ne abbiamo fatto uno, forse l'avete seguito, un paio di settimane fa, molto molto drammatico, quando è stato trasferito per l'articolo 2, per incompatibilità all'interno dell'ufficio, un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia. È stato un passaggio molto difficile, ma è un passaggio su cui il Consiglio Superiore si è assunto le sue responsabilità. E guardi, noi stiamo lavorando, proprio perché le parlavo delle chat prima, perché noi alla prima commissione le stiamo esaminando tutte fino all'ultimo, scartando quelle dove ci sono elementi personali, tutti elementi irrilevanti, questo eccetera. È chiaro. Però questo, noi ci stiamo lavorando Tommaso, forte abbiamo su tempo questo. Per un'altra domanda e mezzo. Io volevo chiedere anche di Salvini, ma vai... Vai tu. Io no, molto telegraficamente, visto che il vicepresidente Armini sembrava avere, come dire, una direttrice chiara a proposito della riforma del CSM, tant'è che prima ha detto di aver detto al ministro: se la devi fare, falla dura e persino più dura di quella che stiamo, di quelle che stiamo leggendo sui giornali. Ne ho letto una, un retroscena di Liana Milella ieri o l'altro ieri, che parlava addirittura di un meccanismo di doppio turno, dando meno di 24 ore tra il secondo turno e il primo turno per evitare che qualcuno si accorti. Ma al di là di questo, volevo chiedere a Ermini, lei un'intelaiatura di come andrebbe fatta questa riforma? Posto che io sono molto d'accordo sul fatto che la politica, quindi quelli che hanno eletti i laici, siano usciti, diciamo, meglio degli altri dalle intercettazioni, lei ce l'ha, Ermini? No, io ho delle idee mie che mi sono costruito leggendo tutto e lavorando lì dentro ormai da 2 anni. Io per esempio credo che il disciplinare potrebbe essere anche tolto al Consiglio Superiore.
Questa è una cosa. Questa è una mia idea assolutamente personale che non riguarda il Consiglio, è un'idea che mi sono fatto io. Però questa è una affermazione, diciamo, forte, perché fin qui la magistratura ha sempre detto l'autodisciplina, diciamo, però non è detto che. Ma io non dico che non debbano essere giudicati da altri magistrati, per l'amor di Dio. Non dentro il CSM. Però noi ci troviamo in delle situazioni che non nascono ora, nascono dal 58, quindi non nascono ora. Noi abbiamo magistrati del Consiglio Superiore che giudicano, per esempio, sugli articoli 2, cioè sui trasferimenti, e votano dentro il Consiglio, sugli atti, danno le valutazioni su coloro che poi dopo magari se li ritrovano in disciplinare. Quindi io credo che su questo ci dovrebbe essere una cesura. Ne parlerà con buona fede di questa. Io a buona fede ho dato la massima disponibilità per incontrare di questo elemento. Di questo e anche di tante altre cose che adesso non abbiamo tempo. No, non abbiamo tempo, le chiedo telegrafico una risposta sul Salvini. Naturalmente si era molto arrabbiato, anche molto cavalcato, anche giustamente dal suo punto di vista, quella conversazione intercettata fra magistrati che dicevano ha ragione ma bisogna bloccarlo. Io credo che abbia tutte le ragioni di essersi arrabbiato. La persona è che il dottor Palamara che ha fatto quelle affermazioni in questo momento è sospeso dalle funzioni di magistrato perché c'è un'ordinanza, quindi non è in qualche modo coinvolto. Quindi secondo nel lei processo. Non ci sono problemi nel giudicare Salvini? Ci sono migliaia di persone per bene nei magistrati che sono fuori dalla politica e riescono a lavorare bene, quelli che sbagliano vanno sospesi o vanno tolti dalle loro funzioni in quel momento. Però le dico una cosa, questo lo penso, perché lo penso davvero, ci sono delle cose che i magistrati non possono fare, neanche in privato, quelle di commentare, di giudicare, di parlare di politica, di interessarsi di cose che non sono inerenti all'attività giurisdizionale o all'attività del. Ci sono delle cose che alcune persone non le possono fare. E in questo caso i magistrati non devono permettersi di parlare di queste cose qua, perché non sono nella loro competenza. Questo è. Quindi se vogliamo reggere questa istituzione, la separazione dei poteri, sia pur con i controlli incrociati che sono alla base del nostro sistema costituzionale, deve reggere, perché se non regge questa, ne va dell'architrave. Io chiudo su questo, io mi trovo nella difficoltà, alla base, che sono da una parte. Voglio difendere questa istituzione perché, come dico stamattina alla stampa, l'autonomia, l'autogoverno della magistratura e quindi l'autonomia della giurisdizione, dove dentro ci sono avvocati, professori di diritto, è sacrosanta perché sennò, vedete, noi avremmo il presidente Donati, sarà presidente, il nostro componente, di tutti i consigli superiori europei. Dove adesso ci sono delle nazioni dove i consigli superiori vengono messi sotto scacco dai governi ed è una cosa che per noi è intollerabile. Allora, bisogna mantenere l'autonomia della giurisdizione, però al tempo stesso bisogna meritarsela e per potersela meritare dobbiamo avere dei comportamenti che devono essere di grande competenza, di studio, di correttezza, di trasparenza. Se lo facciamo questo, l'istituzione complessiva si salva. Noi passiamo ma l'istituzione rimane e noi dobbiamo lavorare per questo. Grazie a Davide Ermini, grazie a Tommaso Labate, restate con noi, arrivano molti altri ospiti e molti altri temi anche oltre a commentare questi.